Questo grande negozio di giocattoli in via Toledo è soltanto uno di quelli che hanno accolto l'iniziativa solidale promossa dall'assessorato ai giovani del comune per far vivere anche ai bambini con minori possibilità la magia del Natale. Riprendendo l'antica tradizione del caffè sospeso, chiunque lo voglia può acquistare un giocattolo da lasciare presso i 15 punti vendita aderenti e permettere a chi ne ha bisogno di ritirarlo. Una bellissima iniziativa che sosteniamo e condividiamo, di solidarietà, di amore e di dono, come è e deve essere il Natale nella nostra città. Pensare sempre a chi sta in difficoltà, quindi davvero complimenti. Con la donazione sarà rilasciato uno scontrino di cortesia e segnato il nome del donatore su un registro conservato dal negoziante. Il giocattolo sospeso potrà essere ritirato consegnando alla cassa la fotocopia di un documento d'identità. Come sposare questa iniziativa? Andare sul sito del Comune di Napoli, sposare il codice edico e consultare l'elenco delle giocattolerie. Le giocattolerie storiche della nostra città, sono una ventina, hanno aderito, sono distribuite su tutto il territorio cittadino e grazie anche ad un supporto del Comune di Napoli, la distribuzione è garantita a famiglie disagiate. Per noi è stato importante che le giocattolerie fossero punto di riferimento, non soltanto per sostenere questo settore, ma soprattutto per permettere che proprio la notte di Natale qualsiasi bambino della città di Napoli possa trovare il suo giocattolo in un regalo. Alla presentazione dell'iniziativa, che si inserisce nel calendario di eventi Un Natale per Tutti, sono intervenuti con il sindaco De Magistris e gli assessori ai giovani e alle pari opportunità Alessandra Clemente e Daniela Villani, gli attori Adriano Pantaleo e Francesco Di Leva. Gli esercizi commerciali che vogliono aderire all'iniziativa possono inviare una mail all'indirizzo assessorato.giovani@comune.napoli.it specificando insieme al nome del negozio indirizzo e contatti. Ripreso dal caffè sospeso, questa credo che sia un'azione di grande solidarietà, diciamo che riaccende la speranza di un sogno e il sogni reggono il mondo. In più qui c'è una particolarità importante, cioè i giochi per i bambini autistici, quindi gli ultimi che diventano primi, l'inclusività oltre alla generosità e la solidarietà.